video per Lorenzo Polo, un friulano, magari anche un fallito intellettuale, ma va bene. Vorrei spiegare il concetto dell'amore in Blade Runner, no? Si può parlare di tante cose, parlare ad esempio dell'acqua, in Blade Runner come configura tutta l'umanità intorno ai suoi movimenti, sia con la neve, l'acqua, la tormenta, ma mi sa che dovrei fare un video anche di 20 minuti. Ma vorrei parlare proprio dell'amore come disillusione, no? Che è la nostra vita quotidiana, no? Avvitiamo, ci innamoriamo di una ragazza, ma in realtà c'è una ragazza virtuale al di là di questa ragazza fisica che abbiamo, e scopriamo la sua carne, ma in realtà il cervello è da qualche altra parte. Questo è precisamente il problema del poliziotto, e questo diagramma che ha alla fine virtuale, la sua donna virtuale a casa, che gli fa un cibo che non esiste, come quando si sogna di avere una buona cuoca, ma in realtà si trova totalmente così da solo, senza un obiettivo nella vita, che non le resta un'altra cosa che amare. In che senso è obbligato ad amare? Nel senso che l'unica cosa che ha, al di là della sua mancanza di essere, o di semplicemente di aspirazione a qualcosa, è il lavoro, no? È tanto concettuale la tematica aggiornata per noi, che il suo lavoro è proprio alienante, come li ricorda, guarda, non sei più te stesso. Infatti, dopo attraverso la rivoluzione, lui trova un obiettivo della sua vita, ma per poter farlo deve distruggere o alla fine sacrificare quell'amore finto, no? E da qua viene la domanda, in realtà quando pensiamo che andiamo a trovarci un lavoro o che spostiamo qualcosa della nostra vita per l'altro, non è in realtà semplicemente un programma virtuale che ci ha creato la società che ci dice guarda comprami come ragazza, io ti dico tutto sì, e semplicemente tu puoi ripetere sì, io sono l'eroe. Blade Runner ci racconta precisamente quello. Ciascuno vuole di questo amore che le dica sì, tu sei l'eroe. Io sapevo che eri diverso, ma no, un cazzo, non sei nessuno. Darà la sua vera importanza di poter capire questo processo di scala e che l'amore per se stesso è una disillusione, dove semplicemente si deve affrontare la sua mortalità e al massimo dare un sacrificio che è incastrato dentro la nostra memoria, sia a livello mitologico o culturale, e dirgli all'altro c'è una possibilità di più. Con questo vorrei non solamente dire che il soggetto moderno è alienato, sino che per se stesso non ha la capacità di amare, è solamente lui stesso, che non è altra cosa che un vuoto infinito che non riesce a riempirsi con niente. Al di là resta solamente arrampicarsi su quella grande montagna che si chiama lavoro e quotidianità, ma sei sempre comunque nello stesso cerchio. Così, per poter finalizzare questo, dare una bella fine, amate, trovate un obiettivo, anche se in realtà sia solamente un programma virtuale ideato per te.